You're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone, and I'm not forgiving. Love away, but. Buonasera amici di Rete8, ben ritrovati dal ristorante Dabacone a Pescara per uh, la nostra puntata di con Questa sera con il Bomber Facundo Rescano. Ciao Facundo, buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Un saluto ad Alberto Capori, immagini e montaggio. Facundo. Questa sera per te c'è anche un piatto speciale qui al ristorante da Bacone, chiaramente 19 gol segnati, te lo sei ampiamente meritato. Prima, però, dobbiamo raccontare Facundo Lescano. Facundo Lescano è giovanissimo, no? classe 96, giusto? Sì, sì 96. quindi 96. Adesso in matematica ero bravo, però 96 significa che anni. hai 26 anni. 26 anni, ne leviamo 16. Quanti ne restano? 10. Vai, Facundo Lescano ha 10 anni, piccolo calciatore in Argentina. E niente, facundo L'Escano in Argentina, andavo alla scuola calcio come tutti Dove? i bambini a Mercedes, la mia città e, e poi niente, dopo proprio quell'anno lì sono venuto poi in Italia in un'altra scuola calcio a Lecce quindi ero un bambino come, come gli altri Quindi sei venuto presto in Italia? prima, Sì, vi... sì, sì, 2005 Quindi il primo l'ESCANO calciatore in Italia, non in Argentina diciamo Sì, sì, diciamo che, che in Italia, a Lecce, in una società diciamo... Una scuola calcio e è iniziato lì. Facundo L'Escano è argentino o è di legge? Eh, adesso mi sento forse più italiano che argentino, però diciamo che io ho tutti i miei amici lì, la mia famiglia, tutti i miei genitori sono lì e mi sento argentino, però è normale che dopo che passano tanti anni in Italia. E la cultura, tutto diventa italiano e quando vado in Argentina mi manca l'Italia. Ma Argentina-Francia hai esultato quest'anno? Nel eh finale sì, mondiale? Sì. No, ma mai visto, Ho visto perdere una finale nel 2014, e, grazie a Dio è riuscita a vincere, quindi ho visto sia l'Italia nel 2006 che l'Argentina quest'anno. Quando ha capito Facundo Lescano che da grande avrebbe fatto il calciatore? Ma io l'ho capito forse quando. 13 anni sono andato all'Inter e poi al Genoa, ho iniziato lì... Ti diciamo... ha fatto contento Alberto quando hai detto l'Inter? Eh. Eh. Sono iniziato a... ecco, i primi, i primi passi, solo che nel calcio giovanile è come una piramide, nel senso che l'imbuto è sempre più stretto e infatti da, da, da quell'anno, dai giovanissimi alla primavera, e dai 96 siamo arrivati in 5, più avevamo Andragola e Panico che erano 97 però... E poi da lì, forse quando sono arrivato in primavera, ho detto magari ci posso provare rispetto a tanti miei ex compagni che sono rimasti per strada. A Torino, sembrava essersi aperta per te la porta del grande calcio. Sì, sì, il mister Ventura mi ha fatto sordire in Serie A. E avevo vinto, abbiamo vinto lo scudetto primavera. Che partita era quella dei Te la ricordi in Serie A? Torino-Milan, sì, a gennaio. Lì e... che ha segnato l'escano, no? No, no io sono entrato e sul calcio d'angolo il mister ha fatto il cambio. Ha torto D'Armian e ha messo me. E sul calcio d'angolo di Bruno Perez ha fatto col click, che quell'anno segnava ha fatto 8 gol dopo andando al Monaco. E niente, poi mi sono continuato a allenare in prima squadra. E le ultime 5-6 partite, il mister Ventura mi ha detto: Guarda, forse per me. Io mi allenavo fino a con la prima squadra e poi scendevo in primavera per preparare diciamo, le amichevoli per, la, per le finali scudetto. Il mister Ventura mi ha detto: fosse per me. Ti, ti farei fare altre 3-4 banchine poi non so se avrei fatto altre presenze o meno invece la società ha scelto di magari portare qualche altro mio compagno in modo dall'anno dopo cercare di piazzare più, ecco, più giovani possibili ma però dall'in poi non hai fatto quel boom calcistico che tutti si aspettavano sì perché, perché io da, da Torino sono andato in Inghilterra a Reading l'estate in Championship e niente inizialmente come per un provino Dopo loro comunque mi hanno, mi hanno voluto tenere lì, sono rimasto fino ad agosto, il Torino alla fine non, non mi ha ceduto. Io all'epoca non avevo neanche il contratto, avevo il pre-contratto, quindi eh, non so se è stato un motivo economico o un motivo extra. E alla fine sono rientrato da, da Londra il 31, il 31 agosto e l'unica squadra nella quale potevo andare era il Melfi in Lega Pro oppure rimanere prima in Primavera da Fuori Quota. E, e niente, quindi giustamente per un ragazzo di 18 anni che comunque ha fatto una partita in Serie A, ha vinto lo scudetto in Primavera e sta due mesi in Inghilterra dove il calcio è un altro mondo, e trovarsi a Melfin Lega Pro che era una nea promossa e non è facile. L'anno dopo il Torino mi ha svincolato e sono dovuto partire dalla Serie D. Quindi, se il Torino magari avesse puntato più su di me oppure mi avrebbe fatto andare in Inghilterra, forse oggi non sarei qui. però... Queste purtroppo sono cose che capitano. Sono storie di calcio, no? possono, sì. possono succedere. Tre anni in eh, tre professionisti, Sicura Leonzio, San Benedettese ed Entella, tre anni in doppia cifra ed è arrivata la chiamata del Pescara. Intanto l'anno scorso in Tella Pescara mi sembra che l'Escano qualcosa ha fatto. Sì, sì, sì. Sono, oh, abbiamo fatto 2-2 all'andata e ho fatto colio eh, e... Dicevamo, sì, sì, Dopo ha pareggiato Pompetti e qui abbiamo fatto 0-0. Il gol quello di Pompetti. Eh? Sì, si sì, ha fatto un, un gran gol. Ma tutti sono stati belli, forse tranne il mio, quello di De Marchi, <ride> quello di Schenetti, sono stati belli. E io ero un po' di anni che, che volevo venire a Pescara, e però sai, il mio procuratore Jerry lavora con le società e quando ci chiamano a noi prendiamo in considerazione, non che io vengo proposto alle squadre perché penso che è un po' anche come piace a me la politica di pensare che uno deve andare dove lo vogliono, no? dove uno deve spingere, quindi quest'anno sia il presidente Sebastiani che il direttore dell'Icarri eh, mi no, hanno veramente. chiamato e quando mi hanno chiamato loro io non Subito, ci ho pensato sì. due volte. La prima foto, che, diciamo così, foto annuncio di Lescano a Pescara, è Lescano che guarda lo stadio Adriatico, te lo ricordi quello scatto? Sì, perché sono arrivato la mattina, ho firmato e dopo ho chiesto se mi potevano portare per favore allo stadio perché... Sai, venivo comunque da, da Chiavari, che con tutto rispetto è una società importante. Ma quando ho giocato qui contro il Pescara l'anno scorso sono rimasto impressionato allo stadio. Rotatoria, quindi... ponte, stradina stretta, e poi in mezzo alle case allo stadio di Chiavari. Sì, ti ricordo sì, bene? Sì, sì ti <ride> ricordi bene. E quindi io ho voluto subito andare all'Adriatico e vedere la curva. E, vabbè, io seguivo il Pescara anche l'anno scorso. E... Per me era il primo obiettivo. Enti, Facundo, quest'anno sono successe un po' di cose, io non ti chiedo nulla perché il passato è passato, ora c'è un playoff da giocare da attore protagonista. Ti chiedo 19 gol, il tuo record di sempre, Pescara nel tuo cuore. Sì, sì, sicuramente quando sono arrivato, come ti ho detto già qualche settimana fa, c'era un po' di preoccupazione no? perché comunque Franco ha fatto molto bene a pescare gli attaccanti. Franco Ferrari. Spesso fanno bene, quindi, sai, senti il peso di, di mostrare in una piazza come questa. Però proposito tra Argentini vi conoscevate tu e Franco Ferrari? Sì, 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 ci siamo conosciuti. Eravamo stati anche insieme qui a Pescara qualche giorno l'estate prima che lui poi andasse a Vicenza. E quindi niente. Fare bene qua io so cosa vuol dire, che non è come fare bene altrove. E Pescara è una piazza grande. E quindi io sono contento di, di aver fatto quello che ho fatto fino adesso, anche se. Potrei aver fatto, potevo fare molto di più, no? Perché Hai un rimpianto per quei due mesi tu personale? Ti chiedo solo questo? Sì, solo per, per le partite che ho perso, perché sai, stamattina mi hanno mandato la classifica canonieri di tutta la Lega Pro, ho tolto Iemmelo che era il primo, ma tutti hanno fatto molto più partite di me, e quindi io dicevo dentro me, caspita, ho fatto 23 partite di 19 gol, ne un gol fatte... A partita, quasi. sì, ne avessi fatte, non ti dico 38, ma 32, 33 magari. Avevo qualche gol in più eh, e magari arrivavamo eh, insieme ai miei compagni terzi prima o comunque ci giocavamo col. L'unico col... rimpianto tuo è quello. Diciamo. Sì, sì. Non aver potuto aiutare i miei compagni perché. Io sono una persona molto leale, molto vera, che dice sempre quello che pensa. E credimi che Me lo ricordo in ho passato dei mesi dove andavo in trasferta o comunque ero in panchina e vedevo i miei compagni che avevano avuto un calo come l'ho avuto io. Io sono stato il primo ad avere certo. 4-5 partite dove non, non avevo reso bene e sentirsi tra virgolette impotenti no di stare fuori e dire Però io abbiamo voglio... detto di non parlarne più del passato guardiamo al presente sì. anzi ti chiedo ma questa esultanza cos'è una fionda cos'è no è un, come si fa a vedere Tanto uno scherzo fatto tante volte. che ci sono dei ragazzi che giocano alla playstation anche il team manager i fisioterapisti a call of duty non so io non capisco molto no, di ma è più bravo francesco troiano o tu eh, lui, io lui? non gioco con la PlayStation. Sì, anche il mio compagno, quindi chi è il più lo... bravo di tutti con la PlayStation tra i compagni tuoi? Forse Plizzari, in grosso, il più scarso invece? Io penso che non ce l'ho <ride> la PlayStation. Quindi. Tra quelli che giocano, chi è il più scarso? Dai, accendiamo questa polemica. Eh, non so, prendono in giro un po', un po troiano. Però, non so ah, se Benissimo. Apposta. Adesso se creiamo la polemica col team manager che quest'anno è anche arrabbiato perché la Ferrari non va. Eh, sì, ecco. E quindi lui mi diceva: oh, Se fai gol, devi fare come sto Call of Duty, che è un gioco quindi che lo fanno, fa e quindi da lì è partita. Sta Ma cosa. tu lo sai che quest'anno sei uno dei pochissimi. Io mi ricordo che qualche volta c'era riuscito in signo, immobile a far risultare Zema. Sì, sì, no, infatti ho, ho il suo libro, l'ho letto, lo sto leggendo e c'era scritto nelle prime pagine che lui non insulta mai eh. per, per un gol. E quindi che abbia alzato le braccia è stata comunque un'emozione un che mi porterò sempre. Assist di Rafia, cross di Rafia, ma il tuo colpo di testa era tutt'altro che facile. Sì, sì, penso che stavo. Eh? Sì, ad Agropoli che ero, ero partito dalla panchina e è una partita difficile eh, perché avevamo fatto bene secondo me dovevamo chiuderla prima come ci è capitato tante volte e credo di aver fatto forse uno dei gol se non il più difficile quest'anno. Però il più bello quello di qualche settimana fa con il Monopoli. Sì, 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 okay. sì. Lo ha fatto simile Ronaldo con la Juventus in Champions League contro la Juventus, se ne è parlato per anni. Lo sì, fa anche. Diciamo no vabbè, Cristiano Ronaldo ha fatto un bel gol, bellissimo il mio diciamo era più vicino anche senza uomo un bel gesto tecnico perché l'ho presa la verità piena però eh, dai è importante che poi è riuscito a, a portare i tre punti so, facciamo un, un diamo un giudizio da agosto ad oggi 19 gol segnati e il voto che si dà a facundo lescano fa il professore di te stesso uh, non lo so con degli alti e bassi penso un po più della sufficienza ancora vorrei mi vorrei dare un 10 se riuscissimo a vincere il campionato sarebbe... Quindi per ora 6 e mezzo se, vinciamo, se vincete il campionato 10? Sì, secondo Però me... Però se qualcuno ti avesse detto ad agosto fai 19 gol con il Pescara, firmavi? Sì, sì, eh. perché siccome è, è Pescara sì, perché è una risonanza diversa. Io non ti chiedo di mercato, non ti chiedo nulla perché devi concentrarti sui playoff. È chiaro che 19 gol segnati in Serie C, Facundo L'Escano in Serie C l'anno prossimo, si fa fatica solo a pensarlo. però non parliamo di mercato. Ti chiedo invece di dirmi una griglia degli avversari playoff. Chiaramente Lentella la conosci bene, vai. Ma secondo me le squadre più forti, cioè più attrezzate che, che ho visto, io il girone A non l'ho visto molto. Quindi Pordenone lo escludiamo? Sì, io credo che... Vicenza di Ferrari lo escludiamo? Sì, e secondo me Crotone e Cesena sono le favorite. E se dovessi segnare con Lentella? Esulti? Certo, sì. sì. E poi ci siamo noi, e Lentella, e... ma credo che noi siamo forti perché siamo forti anche nel, nella lunghezza di Rosa che abbiamo, abbiamo giocatori veramente forti. E, e secondo me anche la città e lo stadio a noi ci può dare una mano rispetto a qualche altra piazza. Hai detto che sei di lecce, so sei venuto sì. sei sostanzialmente di lecce, ma un domani, Facundo Lescano, ci ha pensato a vivere a Pescara? Guarda, io qui mi trovo molto bene, anche la mia compagna siamo bene perché a noi piace il mare. Non siamo molto gente che sta molto in giro. Ecco. Chi ha più il parato fine tra te e la tua compagna per assaggiare questi? Forse lei. Okay. Noi, noi stiamo molto a casa. Io quest'anno ho preso una casa proprio per vedere il mare. A me piace stare a casa un po' per i fatti miei, senza uscire tanto, anche perché comunque il lavoro te lo chiede. E quindi a noi ci troviamo benissimo, poi come posizione anche comoda per, per spostarsi. Quindi mai dire mai per un futuro. No, no, certo. Io qua la gente mi tratta benissimo, quindi io. Mi, mi piace tanto. Ti chiedo un'ultima cosa perché Alberto Capo, che è contento per la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ci sta facendo segno che dobbiamo chiudere, però gli ho detto che l'Inter ha vinto, quindi un minuto in più ce lo concede. Facundo Lescano e Zeman, è la prima volta che ti allena Zeman? Che impatto hai avuto? Se ne avrai sicuramente sentito parlare tanto, sì, ma sì, questi sì. gradoni come sono? Eh, no, io... Pensavo peggio. Sì, fa io faccio più fatica quando ci fa correre. Sì. <ride> I gradoni, diciamo che avendo magari un po' una struttura una bella gamba, non li patisco tanto eh, però il mister per l'attaccante penso che è il massimo che si possa chiedere perché da sempre i suoi attaccanti hanno fatto gol da sempre le sue squadre eh, vanno in avanti e, e poi mi piace perché è un allenatore che non ci accontenta mai che è un professionista e quindi penso che, che faremo ancora meglio di quello che è stato fatto fino ad oggi A proposito, e chiudiamo, Davide Merola in un'intervista ha detto ho fatto brutto all'Escano perché l'anno scorso ci ha battuto nei playoff quest'anno speriamo di andare avanti insieme sì sì anche lì non è che giocavo contro di loro non ho giocato però eh, secondo me meritavano loro di passare l'anno scorso per, nel, nelle due partite no? noi abbiamo creato al ritorno più di loro però l'andata e adesso speriamo che, visto che c'è lui il mister con, con me, speriamo di, di, di andare avanti fino in, fi fino in fondo. Facundo, in bocca al lupo, grazie per grazie. esserti raccontato davanti alla nostra telecamera a cena con dal ristorante Bacone. Sigla, e poi tu e la tua compagna potete assaggiare questi piatti. Va io bene. mi sposto. In Bocca al lupo per i playoff. Ci ril vediamo ril io. la prossima settimana, naturalmente, sempre a cena con. Ciao.